Il linguaggio teatrale cambia nel corso degli anni o siamo costretti a farlo cambiare anche per venire incontro alle nuove generazioni? E per l'attore, ma anche per chi adatta e per chi fa la regia, questo cosa cambia o cosa è cambiato nel corso degli anni rispetto alla vostra esperienza? Puoi rispondere prima tu, Anna, mi hai... Cambia, com'è giusto che cambino tutte le forme d'arte rispetto alle società che si evolvono o che peggiorano, forse la nostra. Io penso che comunque sempre la forza del teatro sia, pur cambiando gli stili, no, di scrittura. Abbiamo avuto dei geni nel Novecento che hanno cambiato proprio la scrittura teatrale, che sono Pinter, che sono Bernard, però per quello che riguarda il teatro, visto che noi siamo degli attori, quindi io parlo da attrice, il punto di partenza è sempre lo stesso. Il punto di partenza è lavorare sulla realtà, non intendo immedesimazione, ma la realtà. Cioè, se io dico una battuta, io ci devo credere che sia la battuta di quel personaggio. Devo credere, se scelgo un autore, alle parole che ha scritto un autore. Questa, io penso che sia la strada da percorrere anche nei cambiamenti. E per realtà intendo non la propria vita, ma tutto quello che uno ha accumulato nella sua vita, di pensieri, di immagini, proprio immaginario, l'immaginario degli altri, le letture che ha fatto, le osservazioni della realtà. Ecco, per me il teatro è quello. Ma che dite, io come posso... Quest'anno sono andato in scena con due spettacoli, sempre come regista e come adattatore e come attore principale, e due scrittori ben lontani da certi aspetti. Anche se c'è poi quella forma dell'umorismo che li accomuna, che se i personaggi in cerca d'autore che ho messo su per lo Stabile di Catania, con tutti gli attori, diciamo, al primo percorso da protagonisti, che ha avuto veramente un ottimo successo, su una scena spoglia, con niente, solo la voce, solo le voci. E invece questa commedia borghese è molto, molto ancora, in cui veramente ci si riflette una certa borghesia, una sorta di specchio in cui, questo l'abbiamo visto a Venezia, a Padova, a Vicenza, no, a Vicenza non siamo stati, ovunque però, a Fano, a Cesena, in questi grandi teatri di provincia dove veramente c'è un pubblico appassionato, Trento, pochi giorni fa, ieri sera, Como. E vola questa commedia, non voglio usare aggettivi di un certo tipo, ma vola, cioè il pubblico proprio la beve in un modo straordinario, ci partecipa, si commuove, piange. Sì. Allora dire che questa scrittura ha un suo perché, così come, però curiosamente, anche i suoi personaggi, per come lo metti in scena, alla Lavia o con grande contemporaneità, mi ricordo ancora un Pirandello Chidi, Mebè Berlini, sempre quando c'è, come dice Anna, una drammaturgia o un pensiero di una capacità come di rimettersi anche in discussione nel linguaggio, cosa che ha fatto Pirandello e che invita ancora a fare, no? Oggi dice: non vi preoccupate, domani andate oltre le mie parole. Questa naturalmente non è un capolavoro nel senso stretto di rivoluzione in teatro come fece Pirandello e che ancora oggi rivoluziona, a seconda del regista e degli attori, la possibilità di mettere in scena uno spettacolo. Però è una commedia che entra.